Ogni giorno un nuovo bollettino sul Covid-19, numeri su numeri tra nuovi casi positivi e decessi. Numeri appunto, ma spesso dimentichiamo che dietro a quelle cifre ci sono persone con un nome, un cognome, una vita, una famiglia. Per questo il sindaco di Montemurlo ha scelto di rendere onore alle vittime del Covid-19 del suo comune con un racconto pubblico sulla loro vita trascorsa, diffuso tramite stampa e sui suoi profili social. Ci siamo subito accorti che queste persone che venivano a mancare purtroppo scomparivano nel più assoluto silenzio e quindi in un modo completamente diverso dalla normalità, nel come accade purtroppo la scomparsa di chi se ne va. E quindi abbiamo pensato che fosse giusto trovare un modo per poterle ricordare, per poterle far vivere nel ricordo delle persone, in quello che avevano fatto, nel valore che avevano portato alla comunità. Se Montemurlo oggi è una realtà dinamica, lo deve anche all'impegno anche di queste persone che se ne sono purtroppo andate. E quindi per questo abbiamo appunto pensato di poterle ricordare in modo che non andassero via in silenzio, era questa la nostra premura. Tante di queste famiglie hanno visto i loro familiari allontanarsi da casa per essere ricoverati e da quel giorno non li hanno potuti più rincontrare. E poi purtroppo per alcuni di questi non c'è stata neanche la possibilità di avere un funerale. In un momento di estrema difficoltà come quello in cui si perde un proprio caro, sono decine le persone, le famiglie che hanno trovato un po' di conforto da questo ricordo pubblico. Devo dire che tutti hanno accolto con favore questa cosa, non c'è nessuno che non l'ha voluta, anzi è stato veramente un modo per stargli vicino e sono rimaste, diciamo, le famiglie nel dolore, comunque contente che il proprio familiare potesse essere ricordato così.